Quello che vedete di fronte a voi e quello che vedrete tramite i media, eccetera, è stato creato da noi tre, con le nostre capacità, con un sacco di aiutanti, però insomma è stato it's an accomplishment already, non siamo neanche partiti, come dire, abbiamo già fatto, come si direbbe accomplished? Concludere. Abbiamo già concluso un numero di cose che abbiamo dovuto inventare o creare da zero nei 2 anni precedenti, nella fase di pianificazione, e non siamo neanche partiti per Quindi il loro obiettivo è quello di... Loro vorrebbero, quando tornano dal viaggio, far entrare la cultura dei quad, di questi veicoli quattro ruote in Australia. È un'impresa ardua, mi spiegava Valerio, quindi lanciare questo messaggio ai giovani, dire ragazzi, sì, più che quello, Christian, di... permettere ai quad di circolare in Australia. Sì, più di quello però è di far vedere ai giovani che tramite un Si veicolo, può qualsiasi fare. veicolo, non un veicolo con ruote, ma un veicolo di ispirazione, un veicolo di volontà, è un veicolo di coraggio, di poter andare a vedere il mondo con i tuoi occhi. Non attraverso un libro, un computer o una TV, e di poter tornare poi una persona cambiata nel positivo. E quindi sì, per concludervi, avendo tornato a Sydney, faremo un grosso evento, come spiegavo, al volo fuori ad alcune persone, proprio sotto al ponte di Sydney, all'Opera House, con elicotteri, bla bla bla, e poi un paio di sere dopo faremo il fundraiser event, dove metteremo asta a tutto quanto, quindi L'evento di raccolta Yamaha fondi. ricomprerà le moto e 50.000 euro vanno subito, i caschi, le nostre mappe che saranno, capito, sporche di sangue, di questo e quell'altro, li firmiamo, eccetera, Io voglio eccetera. le tue mutande. Va bene. Molte volte, ed è bello per questo, perché ci fa capire che quello che stiamo facendo è veramente speciale e che neanche i motoristi, proprio bambini, nonni, moglie, padri, fratelli, sorelle, capi, questo e quell'altro, che ti guardano e dicono: avete un coraggio tale che io vorrei lasciare il mio lavoro e venire con voi, sperduto nell'Africa, sperduto nell'emozione di vivere, perché, come diceva sempre Chris in Australia, la ragione perché lui ha lasciato il suo lavoro di più o meno 120.000 euro all'anno, per spiegarvi, per fare una roba del genere, è perché molta gente vive in un modo robotico. Che molta gente si sveglia alle 9 o alle 8, si mette le scarpe, si lava i denti, fa colazione, si mette in macchina, va al lavoro, dalle 9 alle 5 torna. Ed è un ciclo molto meccanico che purtroppo siamo tutti, we are slaves of our own society, Schiavi della società. siamo schiavi della società che abbiamo creato. E per questo ci siamo tolti da questa schiavitù, o insomma da questa galera sociale di dover lavorare, e ora l'abbiamo girato e vogliamo dare. E questa è la nostra, diciamo, offerta al mondo, di poter ispirare un po' di gente lungo il percorso. Tutto qua. Pensate che è possibile aumentare di numero durante il viaggio o siete solo voi tre e basta? Senza andare troppo in dettaglio, ci sta una marea di regole del Guinness World Records che dobbiamo rispettare. Per esempio, dobbiamo muoverci ogni 2 settimane un minimo di 20 km. Ogni giorno, ogni partenza, arrivo, dobbiamo far firmare il libro, dobbiamo generare media, dobbiamo far firmare da ogni bordo, da ogni poliziotto, da questo e quell'altro, dobbiamo prendere i numeri del veicolo, bla bla bla, quindi per il record nessuno si può aggiungere. Se ci sta, capito, l'eventuale 1, 2 o 3 per una tappa, non ci sta, credo, problemi. Però per noi,
come dicevo prima pure a Christian e altri, se avete visto, non so, la storia di Long Way Down, di quei due inglesi che hanno fatto tutto il percorso abbastanza simile alla nostra nell'Africa, però loro avevano ben due jeep, un medico, un cameraman, un medico. Ma sono quelli della bestia? Sì, il BMW guys. E loro avevano una squadra di 10 proprio professionali con elicotteri a 2 minuti, con scorte di militari ogni tappa, e ci hanno messo 3 mesi da più o meno la Londra al Cape Town, e noi ci mettiamo 6 mesi dalla Tunisia al Sudafrica, isolati noi tre. Quindi io sono il medico suo e suo, lui è il mio medico e il medico suo, e capito? Siamo noi la squadra in ogni lato, quindi lo vogliamo tenere molto stretto per uscirne fuori con un'esperienza estrema e pura e vera, ed è l'unico modo. E se succede qualcosa, come ti dicevo, con l'onestà pura siamo pronti a qualsiasi situazione, e per questo siamo eccitati e ci svegliamo la notte con incubi o con pianti o con sorrisi, perché noi sentiamo questa è la direzione che vogliamo prendere nella nostra vita. Basically that, you know, being a motorbike rider at home, I understand that, you know, there's a kindred spirit bond between motorcycles. Yeah, and then, you know, thank you for coming out today and, you know, just showing your support, because I know that, you know, we take out a bit of our risk going out on the road on the motorbike, and I enjoy it so much. You know, it's, you're part of the scenery, not like a, in a car or you're in a box. So I'd just like to thank you all for coming up here today and supporting us, and, you know, all these, you know, all, you know, just being here just reinforces the fact that, you know, we're on the right track, we're doing something good. So thank you. Grazie. quello che diceva era che usando le moto, perché noi pure usiamo le moto a 2 ruote in Australia, sa quanto è importante, diciamo, i rapporti fra i motociclisti, e quanto è bello vedere facce interessate, diciamo, amichevoli, che capiscono quello che stiamo facendo e che sono disposti a venire ad aiutarci a spargere un po' pure la voce. Quindi ha molto rispetto per voi, e che siete disposti a divertirsi un po' con noi, e sì, vi ringrazio ovviamente per esserci. Coming and by far the most interesting and the best part of our journey, I really believe, is meeting people like Christian and all the gang that we just met on the side of the road, you know, waiting to get a ferry as part of our adventure. And you meet people you become close friends with and who are as excited about what we're doing, you know, as we are. It's just incredible, and yeah, the great people we meet. So thank you for coming today and being part of what we're doing. It'd be great to be out on the road riding with you, everyone. Ringrazio a tutti di esserci, di far parte della spedizione. Ho avuto il piacere di conoscerci appunto sul traghetto, e insomma da questo è nata tutta la nostra giornata, e basta, fondamentalmente anche lui un po' emozionato e non pensava che ci fosse una partecipazione così forte a questa giornata. E poi sì, per concludere magari, sì, da noi sapete che questi 50-60 chilometri sono chilometri ufficiali del record mondiale, quindi farete parte, anche piccolissima parte di un record mondiale. Ho preso la compagnia. Vi mettete tutti lì? La moto di Desmo pulita non l'ho mai vista. Pulita ieri apposta. Mai vista. Grande. La volete rifare?